Abbiamo recentemente festeggiato i nostri 25 anni di costituzione perché la casa editrice è nata a settembre del 1992. È un'occasione, molte cose nascono per caso nella vita di ciascuno di noi. Avevo amici che incidevano, disegnavano. Un giorno sono venuti a trovarmi e mi hanno portato questo animaletto, questo angelo, questo che è appunto diventato il simbolo della casa editrice. E all'interno di questa incisione c'era scritto La vita felice, non l'abbiamo scritto noi, l'ha scritto l'artista. A me è piaciuto, quando qualche mese dopo ho deciso di pubblicare il primo libro, ho pensato che quello poteva essere il nome della casa editrice, anche perché erano anni già allora bui per l'editoria italiana, quindi pensavo che il nome potesse essere anche un messaggio di positività. Siamo partiti con un libro nel 92, quattro libri nel 93. Oggi la casa editrice, che poi ha scelto di essere casa editrice di catalogo, conta circa 1300-1400 libri, di cui almeno il 70% attivi e vivi. Si è articolata in tante collane. Il primo libro che abbiamo pubblicato è stato Ipotenusa d'amore di Alda Merini, che ha dato il là ad una collana di poesia che oggi raccoglie solo voci straniere tradotte spesso e volentieri per la prima volta in italiano, anche di grandi autori, e poi sono nate collane di letteratura, di narrativa, di poesia contemporanea, di saggistica, insomma. Per me una casa editrice, anche se piccola, deve avere comunque un catalogo abbastanza articolato. Ciò ovviamente non toglie che molti piccoli editori giustamente scelgono poi la strada della specializzazione. Io ho preferito essere la classica casa editrice di varia che all'interno del proprio catalogo accoglie tante proposte. In realtà nessuno in particolare. Noi, non so che se è stato anche qui un caso fortuito, ma subito dopo la nascita, nel 95, abbiamo pubblicato quello che per noi è diventato un piccolo bestseller nella narrativa italiana, perché abbiamo pubblicato questa autrice di un esordiente più che sessantenne che ha raccontato una bellissima saga lombarda, del resto la casa editrice ha sede a Milano, e incredibile ma vero, questo libro ci è stato acquistato subito all'uscita da un grande editore tedesco. Giusto per dare qualche indicazione, noi negli anni, il libro è ancora in catalogo, abbiamo venduto più di 6.000 copie, che per me è già un ottimo risultato. La prima tiratura dell'editore tedesco è stata di 22.000 copie, quindi siamo riusciti a vendere alcuni nostri diritti all'estero, vendiamo anche qualche diritto a editori più grandi, e non abbiamo grosse difficoltà a comprare libri e diritti dagli editori stranieri, con predilizione finora per il mondo europeo, quindi abbiamo acquistato libri da editori francesi e inglesi, ma proprio quest'anno abbiamo acquistato anche libri da una casa editrice canadese che pubblica libri per ragazzi, secondo me molto belli. Sono appena usciti, quindi questi ultimi almeno, e quindi non le so dire perché proprio sono andati in libreria credo alla fine di novembre, mentre ad esempio un titolo in particolare che abbiamo comperato dai francesi, posso anche dirlo, si chiama Bébert, il gatto di Louis Ferdinand Céline, di François Vitou, accademico di Francia. Ovviamente in Francia questo libro è un grandissimo successo e non so più quante siano le edizioni fatte, ma parliamo di 40-50 edizioni di questo libro. In Italia noi ne abbiamo fatte due finora e ne abbiamo vendute 2.000 copie. Il libro però è ancora vivo e vegeto. E anche il libro che abbiamo acquistato dall'Inghilterra, un bellissimo libro di Freya Stark, peraltro autrice inglese, che però è morta e seppellita in Italia perché ha fatto dell'Italia poi il suo paese di adozione, che ha raccolto le lettere di questo viaggio che lei ha fatto nei paesi arabi, in particolare nella Siria, raccontando quello che all'inizio del secolo scorso poteva vedere appunto un
turista, ma un turista molto particolare che veniva dall'Occidente. Peraltro già in quell'epoca per una donna fare viaggi di quel tipo non era cosa da poco. Quindi il libro è davvero bello e devo dire che i lettori ci hanno premiato. La casa editrice ha un suo ufficio in centro a Milano, abbiamo tre persone dipendenti, una a tempo pieno e due invece part time, tutte persone regolarmente assunte. La casa editrice è strutturata in modo molto strutturato, scusate il gioco di parole, però io sono convinto che l'editore debba fare l'editore e poi tutte nella filiera del libro ci sono tanti altri operatori che devono fare il loro lavoro. Quindi abbiamo un contratto con un professionista che ci fa l'ufficio stampa. Abbiamo quindi contratti di collaborazione, non sono l'ufficio stampa esterno. Abbiamo un contratto con una società che ci fa la promozione in libreria. Abbiamo il contratto con il distributore per la distribuzione. Cioè ognuno deve, nella filiera del libro, deve fare il proprio lavoro, perché in questo modo, essendo specializzato, le cose funzionano meglio. La produzione del libro, per quanto riguarda l'ideazione, la correzione delle bozze, l'impaginazione, Il lavoro redazionale lo facciamo tutto all'interno. C'è una risorsa che anche qui è un collaboratore esterno che ad esempio segue i nostri social, ma tutta l'impostazione del formato delle collane. Libro lo realizzate voi? Noi arriviamo dall'idea del libro al libro, ci manca solo la stampa. Poi, una volta che appunto il libro è pronto, ci avvaliamo di persone professioniste per tutto quello che segue dopo. Alcune collane sono direttamente da me, anche se non è esplicitato, ma ormai chi conosce la casa editrice sa che comunque molti titoli sono farina del mio sacco. E poi invece ho delle collane che sono dirette da persone qualificate all'interno di una certa area tematica, per cui abbiamo una collana che si chiama Saturnalia, che si occupa di classici latini e greci, tutti proposti con testo a fronte e in nuove traduzioni. Qui c'è un direttore di collana che è un docente universitario. Abbiamo una collana in cui raccogliamo varia umanità, quindi libri che parlano di filosofia, di religione, di storia, di politica, eccetera, eccetera. Anche in questo caso la direzione della collana è affidata ad un giornalista di uno dei più importanti quotidiani nazionali e via dicendo. Insomma, ci sono tanti collaboratori che hanno deciso di sposare il progetto della casa editrice e hanno appunto deciso di affiancarmi nel lavoro di selezione degli autori da pubblicare nelle collane che poi hanno deciso di seguire. Noi siamo un editore di catalogo e quindi non abbiamo dei fatturati stellari, perché ormai nel mercato, così come lo si sta vivendo oggi, ovviamente conta molto la novità e il best seller. Le nostre novità escono sempre in poche copie, però c'è da dire che i nostri libri poi rimangono vivi per anni. Cioè io ancora oggi vendo libri che ho pubblicato nel 92, nel 93, nel 94 e sono degli evergreen, oppure, se vogliamo usare un altro termine, sono dei long seller. Comunque, ovviamente, con il grosso lavoro che facciamo sul catalogo per mantenerlo sempre vivo, noi facciamo circa 40-50 novità all'anno, ma ristampiamo 250 titoli all'anno. Alla fine chiuderemo, credo, anche il 2018 con un leggero incremento rispetto al 2017 e avremo un valore della produzione al netto di tutti gli sconti intorno ai 400.000 euro. Il dato per me è particolarmente significativo, non tanto il fatturato, ma il fatto che anche quest'anno, per il quarto anno consecutivo, chiudiamo con un segno più. Ovviamente parliamo di una sola cifra, quest'anno probabilmente chiuderemo con un più 5%, l'anno scorso con un più 3%, due anni fa con un più 5%. Lenta ma crescita. Per me, davvero, credetemi, era invece una preoccupazione, perché io nel 2016 mi aspettavo una perdita di fatturato almeno del 10%, visto l'incremento a due cifre dell'anno prima. Programmi per il futuro. Probabilmente nascerà una nuova collana e, siccome a mio avviso è relativamente poco affine a
la tipologia di libri che pubblichiamo con La Vita Felice, vi ricordavo prima i classici latini e greci, ma la poesia tradotta di autori stranieri, ma anche tutti i classici della letteratura mondiale, da Thoreau, Jane Austen, Stendhal, Zola, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo in mente di fare un recupero di libri tra la fantascienza e il fantastico. Credo che moltissimi si ricordino, ma i libri non si trovano più, la Fantacollana Nord, dove appunto tanti anni fa sono stati pubblicati, credo, i maggiori autori di fantascienza del mondo. Ora, tutti questi autori sono caduti in un oblio incredibile e assurdo, e allora abbiamo intenzione di riprendere la maggior parte di questi autori, dando vita appunto ad una nuova collana di fantascienza che probabilmente si chiamerà Fantacollana o una cosa di questo genere, ma ripeto, siccome sono temi un po' lontani dalla Vita Felice, e allora probabilmente creeremo un marchio ad hoc per questa tipologia di libri. Mi piacerebbe segnalare un progetto che è nato quest'anno e che l'anno prossimo si svilupperà ulteriormente. È una collana di libri che si chiama In Book, per ora direttamente rivolta a un pubblico di ragazzi. La specificità di questa collana è il fatto che il testo è stato tradotto in simboli, perché in questo modo questi libri diventano leggibili per quelle persone, che siano adulti, che siano bambini, che abbiano difficoltà di qualsiasi tipo. Libri per garantire a tutti il diritto di leggere, perché leggere è un diritto di tutti, anche di bambini. Come si legge un simbolo? Il simbolo si legge in questo modo. Se io ho il racconto che dice la casa era abitata da un bambino, allora questa frase viene tradotta in simboli, per cui la ha un suo simbolo per identificare appunto l'articolo. La casa viene disegnata, la casettina vera e propria, e sopra all'interno del disegno viene riscritta la parola casa. Poi questo simbolo viene riquadrato. È nato un centro studi In Book che ha proprio questa funzione di garantire a tutti il diritto di leggere, perché anche i bambini che abbiano forme lievi o gravi di autismo, oppure comunque bambini che hanno disturbi dell'attenzione eccetera, hanno il diritto di leggere. Questi libri si fanno leggere. L'altra cosa molto bella è che si leggono insieme, perché ci deve essere sempre un adulto che legge ad alta voce, usando una cosa che si chiama modeling, ovvero seguendo la lettura ad alta voce, indicando col dito il simbolo di riferimento. Spesso e volentieri i bambini, anche con difficoltà, riescono a memorizzare al suono della parola l'immagine, e dopo un po' di tempo riescono anche a leggere questi libri da soli, chiaro, sempre con qualche difficoltà, però ci riescono, e in questo modo si garantisce appunto questa cosa, la ripeto: leggere è un diritto per tutti. Qui c'è un po' l'impegno sociale che secondo me un editore, che per quanto imprenditore, per quanto promotore di cultura, deve anche avere. Io sono, come casa editrice, siamo soci AIE e siamo anche soci ADEI, che è la nuova costituita associazione degli editori indipendenti. Forse non c'è spazio in Italia per due associazioni che raccolgano gli editori, e forse dovremmo riprendere a riparlare per tornare ad essere uniti e insieme ottenere qualcosa per il libro, che è l'unica industria culturale del paese che ad oggi non ha un'assistenza, un contributo da parte dello Stato, contrariamente al cinema e alla musica. Forse bisognerebbe ritornare al passato, in cui c'era un'associazione che si chiamava AIPE, che era l'Associazione Italiana Piccoli Editori, per sganciarsi un po' dai grandi editori. Io ho avuto in passato esperienze di consorzi tra editori, confesso che non sono mai andati bene, perché poi
c'è sempre qualcuno che comincia a pensare che l'altro si arricchisca o faccia business alle spalle di se stesso. Quindi sarebbe bellissimo poter accentrare i lavori redazionali, i lavori di stampa, ma si parte sempre con grande entusiasmo, almeno finora è capitato in questo modo, ma spesso poi ci si dissolve perché non tutti si è disposto poi a mettere a disposizione dell'associazione, del consorzio, le informazioni e le conoscenze che si sono acquisite. E questo è davvero un peccato, però siccome poi sono un inguaribile ottimista, se per caso si ripresentasse l'occasione è probabile che io accetti.